Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo di nuovo su Minecraft Italia per un nuovo episodio. Prima cosa da dirvi, mi dispiace se ieri non è uscito nessun episodio, ma sono stato terribilmente impegnato nel contattare la Mark Gen per quanto riguarda il mio contratto partnership. Quindi sono stato molto impegnato e non ho potuto registrare. In tutti i casi, oggi siamo qua per la farm di ferro che finalmente possiamo fare perché ci sono diversi villager. Intanto la prima cosa che faremo, comunque ho preso un casino di materiali, è andare a costruire la parte quella, insomma, la farm, poi andarci a mettere dopo i villager, magari lo faremo dopo. In tutti i casi ho legato anche la pecora Jeb, perché mi era scappata, l'ho trovata di fuori e le ho detto no, bisogna che tu resti qua. Quindi, cosa altro possiamo andare a fare ora? Ho 30 livelli e quindi sarà il caso di incantarci l'ennesimo piccolo in diamante. Però io lo dico, guarda, io se non trovo un cazzo di siltouch finisce male. Perché poi dovrò farmi anche l'armatura in diamante. E quanti blocchi mi ci vogliono? Quanti pezzi? Mi ci vogliono diversi pezzi. Non è che posso star qui a spendere un casino di roba per i diamanti. Cioè, un casino di diamanti per i picconi, ok? Mi serve un siltouch, però sarebbe anche il caso di muoversi. Ok, ci siamo, eh? Sì, siltouch! Efficiency 4, Unbreaking 3, Siltouch 1. Ma che bestia. Ok, facciamo una cosa del genere. Questo lo leviamo, che non ci serve. Vabbè, ho anche un Siltouch, finalmente posso andarmi a prendere la mia terra, quella con il grass block, insomma, gli ore. Oddio che spettacolo, si fila il cobblestone. Potrò fare 1000 stone brick senza bisogno di spendere carbone. Ciao, pollo. Muori male. Ok, allora, cosa facciamo adesso? Ci andiamo a prendere. Vieni qua, ci andiamo a fare un secchio, la prima cosa. No, ce l'abbiamo il secchio, che dico, eccolo qua, infatti un secchio. Ci andiamo a prendere l'acqua e siamo pronti per iniziare la costruzione. Finalmente un siltouch, bene, sono veramente, veramente molto, molto contento. Ah, non ho più ricostruito quella parte ancora, così, lo farò nel prossimo episodio magari. Cioè, off camera lo faccio, però per il prossimo episodio lo troverete ricostruito sicuramente. Dove voglio fare la farm? Ve lo faccio vedere subito. Adesso, da quella parte voglio farla. Perché voglio farla da quella parte? Perché, no, non lo so, così è. Secondo me è il punto in cui ci sta meglio. Ho valutato un po' tutti i vari posti e secondo me questo è il migliore. Perché è anche vicino, sarà vicino al villaggio dei funghi, sarà anche abbastanza vicino alla farm, quindi non dobbiamo fare mille giri per andarla a prendere. E poi è anche vicino, vabbè, alla mob spawner, ma quello non dice nulla. In tutti i casi, stare FK qua mi comporterebbe anche l'update, mi sa, di quel chunk. Spero, non lo so, devo controllare, in modo tale da poter ottenere anche quei drop. Quindi, ottimo. Cobblestone alla mano e iniziamo a salire. Allora, dobbiamo farla un po' abbastanza alta perché poi vorrò collegarla tramite una sottospecie di ponte. Quindi, questo penso potrebbe essere l'altezza iniziale. Questi quattro blocchi, da cui insomma arriveranno qui dove cadranno i nostri fantastici golem. E quindi dobbiamo iniziare ad allargarci di 5 blocchi. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Anche qui di 5 blocchi. Dopodiché dobbiamo metterle un altro qua, 1 e 2, e fare il contorno di 10 blocchi, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no cazzo, 1, 2, 3 qua, quanti sono? 4 qua, più 5, manca 1, 2, 3, 4 e 5, ce ne manca uno qua, shift alla mano, ok. Quindi dobbiamo farci adesso questo quadrato, qui non ci va nulla, infatti mi devi dare anche questo. Anzi no, però questa parte forse è meglio farla così. Madonna, non... Dai di qua però, partiamo. La volevo fare, vabbè, li perderò questi. E infatti non c'è verso di riprenderli, vabbè, scenderò, no, non da lì. Scenderò e li riprenderò a mano. Poi dopo, perché vabbè, sono pochi anche. Stavo per rompermelo. Fortuna non ho un efficiency, sto usando questo, che è un breaking e basta. Ci volevo mettere questi, perché faccio prima. Cioè, nel senso è anche più bellino. Non credete? Dai, sì. Perché sennò solo stone brick dopo 2, 3 e 4. Leviamo questo. E ci mettiamo, ecco, quel dark oak. Siamo a 5, 6, shift, 7, 8, 9 e 10. Adesso dobbiamo fare tutto il contorno, quindi iniziare a mettere questi blocchi qua così e riempire il tutto. Ci vorrà un po', perché alla fine ci vorrà, eh. Qua però dobbiamo lasciarlo aperto. Come
funziona, tipo ci sono 5 blocchi qua perché è 1. Tipo 1, 2, 3, 4, devo metterci il quinto qui. No, dopo lo vediamo, aspetta, tanto fammi fare per bene questo. Perché sono 4 questi. Da quanti sono? 4, 4. Quindi ci va un quinto e va lasciato fuori un blocco, adesso vi faccio vedere come. Shift alla mano, ci va questo. Sarebbe il quinto blocco. Ok, qui però ce lo dobbiamo mettere un altro, perché sennò è un casino. Poi mettere un pezzo di cobblestone qua e mettere questi qua a bestia, così ci risparmiamo in modo tale un blocco. Vabbè, poi li faremo tutti, questo possiamo toglierlo e non ci serve. Ecco, dobbiamo fare una sottospecie di cosa del genere, dobbiamo riempirci tutto, quindi lo faccio off camera, poi ci rivediamo tra poco. Sì, ho sbagliato terribilmente i calcoli, nel senso l'ho messo un blocco più in là. Questi blocchi qua, ecco, dammeli. Questo, cioè, andava più un blocco più in qua, ho provato, ho fatto le prove, infatti mi sembrava troppo lungo, e infatti è stato troppo lungo. Guarda come si... No, vabbè, ci metto le torce, dai, non è un problema. Ma no, perché se mi si congela l'acqua è un casino, e i golem mi rimangono sopra. Infatti ho sbagliato tutto, adesso dovrò rifarmelo. Però non male, perché recuperiamo anche un blocco. Infatti mi sembrava di essere a 0,5 e 10 di larghezza, l'ho fatto troppo largo. Quindi lo rifaccio tutto off camera, era soltanto un piccolo update per dirvi che doveva essere uno più corto, uno più in qua di blocco. Quindi lo rifaccio tutto di nuovo. Bene, eccomi qua, e ho fatto, a parte tutto, una scalinata per salire, perché sennò era un casino. In tutti i casi ho provveduto a finire il tutto, ho messo del vetro lì perché sinceramente non mi dispiaceva. Ora mi sono preparato il birch door, ho distrutto una quantità di sboscato, una maniera assurda, alberi di birch, farmandoli anche perché sennò era un casino. E mettiamo questo tipo di porte, ho fatto la scorsa stagione l'avevo fatto con le porte normali, quelle classiche di Oakwood, perché non c'erano queste ancora, non c'erano quando l'ho fatta, non erano usciti gli snapshot, quindi non avrei potuto farle. E ora mettiamo queste porte, ne ho fatte 39, le andiamo a mettere così. Ho messo della glowstone là sotto perché se no mi si congelava l'acqua. Non so se con le torce sarebbe stato uguale, cioè avrebbe funzionato lo stesso, probabilmente sì, però non rischiamo. Ho messo le porte al contrario, esatto, cioè alla fine non cambia nulla, però è una questione estetica, è più brutto, vedete, si è staccato. Le cambio tutte, sì, dai, le cambiamo tutte. E poi, cosa dobbiamo fare? Questo, cioè dobbiamo rifarci tutto il contorno, ora vi faccio vedere in breve come funziona. Vedete, qua sopra ci sono le porte sono al paro praticamente degli stone brick, esatto. E quindi noi ci rifacciamo tutto questo pavimento perché sta un'altra area di spawn, un altro punto di spawn per i nostri golem. Infatti questa farm è formata da due layout, quello sotto, questo qua sotto, e quello sopra, questo qua. Nulla di particolare perché è formata così. Poi c'è un update, volendo si può fare anche più alta, staccando di molti blocchi questa farm, sempre facendola più in alto, molto più in alto, si può fare un secondo layout. L'avevo fatto anche nella mia passata stagione e sinceramente la produzione di ferro era veramente OP, era un casino, producevamo una quantità di ferro assurda. Ora ci chiudiamo questo, ottimo, e dobbiamo niente, riempire il tutto, poi mettere le altre porte. Mi sono avanzate 9, ma ho saltato anche qualche punto, tipo qua non le ho messe, devo metterle dappertutto. Si sta rifacendo notte, quindi devo sbrigarmi. I mob non spawneranno qua, non c'è bisogno di mettere torce perché non ci sono problemi per quanto riguarda lo spawn col fatto che c'è l'acqua, e sull'acqua i mob non possono spawnare, penso tutti lo sappiate, l'ho detto tipo miliardi di volte. L'unica cosa, bisognerà mettere del vetro intorno alla farm, gli unici punti disponibili di spawn che non sono, cioè in cui non devono spawnare, tipo i bordi, bisognerà metterci del vetro perché i golem non possono spawnare sul vetro. Non ci può spawnare sul vetro nemmeno i mob, neanche gli altri mob possono spawnare sul vetro. Il punto è, non potevamo lasciarli, questi li mettiamo così, dammi shift, ok, li dobbiamo mettere così a bestia. Però qua ci metterò il dark oak di nuovo, farò un altro layout di dark oak qua dentro, non posso più entrarci, lo finisco off camera, quindi faremo qua un layout qua sopra di dark oak, finirò la farm, ci rimetterò dell'altro vetro e poi vi faccio vedere come viene, perché praticamente l'abbiamo finita. Devo girare anche tutte le porte, lo farò sicuramente, lo faccio almeno tutto off camera perché voglio evitare di annoiarvi. Ok, eccoci qua per concludere l'ultima parte. Ci servono dei sing, dei cartelli, sing, da mettere qua. Uno, tipo una cosa del 2, 3 e 4. Potete metterli come vi pare, basta che ognuno su un lato. E mettere poi la lava. Uno,
un secchio di lava qui e un altro lo metteremo dall'altra parte, anche se alla fine basta uno, però facciamo le cose per bene, tra virgolette. Ok, non la prendo, ottimo. E qui, per ora, siamo a posto. Infatti, vedete? Un creeper, un creeper, un creeper. Knockback a bestia. Mori male, ottimo. Ok, perfetto. Ora, cosa andiamo a fare? Questi e questi non ci servono. Ci servono le chest. Un paio di chest da mettere qua sotto, così. Prendere degli hopper e iniziare a metterli così. Quindi, cosa succede? Il nostro golem muore male, ci droppa la roba qua e poi... vanno negli opere e infine qua sotto. Mi sono voluto lasciare molto spazio qui sotto perché cosa andremo a fare? Andremo a fare una cellula di smistamento risorse per il ferro e per le rose, esatto, perché i golem droppano anche le rose, c'è questo problema, mi mancano ancora degli opere perché non ho il ferro per farli. Comunque li faremo. In tutti i casi mi mancano due opere, poi andremo a fare la cellula di smistamento quando avrò un po' più di ferro, magari starò off camera a prendere del ferro. Ci faremo questa cellula, costruiremo una bella stanzetta qua, in modo tale da poter fare cosa? Da prendere il ferro, isolarlo dalle rose e poi portarcelo direttamente a casa in un sistema abbastanza carino. Mi serviranno dei materiali che attualmente... No, ho il siltach, quindi sono a posto, mi posso già prendere il ghiaccio, è perfetto, dai, non c'è niente. No, lo dovrò fare col pack d'ice, dovrò farmare un casino di ghiaccio, però alla fine si fa. Quindi cosa dovrò fare? Vabbè, lo faremo nel prossimo episodio sicuramente perché adesso non abbiamo tempo. Devo farmi adesso gli alloggiamenti per i villager che andranno fatti o su tutti e quattro i lati o su due soltanto. Li faremo uno da questa parte e uno dall'altra. Sì, in modo tale da poterli mettere qua. Ho rimosso anche quella parte centrale di vetro perché non mi piaceva. No, non mi piaceva, non mi stava granché simpatica. Quindi faremo un piccolo alloggiamento là, uno là. E come si fanno? No, mi serve del legno, giusto? Devo andare a prendere del legno. Devo farmi anche un'altra scaletta, è un quadrato, è tipo... No, non è un rettangolo, in verità. Dovremmo farlo due, attacca di due e due, quindi sono 10 di 6. 6 per 2 per 3, perché è uno sotto, 2 per 4, quindi 6 in questo lato. Poi profondo 2 e alto 4. Sì, ci siamo, alto 4, oppure se ci mettono degli slab o del vetro degli slab, non deve spawnare nessuno là sopra, né tantomeno zombie perché mi massacrano di botte i villager. Quindi potrei già provvedere a fare questa cosa. Non so quanto legno mi sia rimasto, adesso possiamo andare a controllare. Comunque ragazzi, volevo dirvi che nello scorso episodio avevo parlato di questa possibilità di cambiare canale, che sinceramente c'è, effettiva, perché... Andare avanti con questa compagnia, no, sinceramente no, non devo aspettare troppo tempo e non, sinceramente non ne ho voglia. La cosa, però, vi avevo chiesto dei nomi, ma voi avete basato tutti i miei nomi su Minecraft, quindi Freecraft e roba varia. Però a me sa brutto prendere, di qua. Ok, no, questo è Spruce, Dark Oak, ce l'ho, bestia, il Dark Oak. Torniamo di sopra e ci facciamo... Ah, il vetro, ho finito tutto, però devo andarmi a riprendere del vetro. In tutti i casi vi faccio vedere quanto è grande. E cosa volevo dirvi? Che non volevo... da dentro devo passare. Non volevo basare il mio nome soltanto su un gioco. Alcuni nomi sono stati interessanti, ma non ho trovato nulla di particolare. Una pecora, donna Jeb. E comunque, ho in mente un nome interessante, a mio parere. Però devo ancora trovarlo, quello... giusto, quello che mi piaccia di più, perché attualmente non ho grandissime idee. Volevo basarlo sempre sulla parola friccione, ci sarà sicuramente, perché ormai questo è il mio nome e voglio continuarlo ad avere, perché alla fine mi piaceva. Però, anche mi avete detto, dice, chiamalo Free Gaming con la E, con il 3 al posto della E, e alla fine penso sarà quella che utilizzerò, probabilmente, non lo so, però vedremo. Allora... Abbiamo detto, due da una parte, fammi avvicinare un po' perché sennò non ci prendo nemmeno. Ok, quindi due da una parte, quindi lo mettiamo qua, profondo così. Lo stesso vale a dire di qua, così, giusto? E sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfetto. Qua ci andranno tutti i vari stone brick del caso. Fammi saltare, sì, e 2, giusto. Quindi sotto ci metteremo degli stone brick. E sopra...
ci metterò del vetro, magari lo faccio off camera, poi ci rivediamo appena ho finito. Ok, ho finito i due alloggi per i villager, gli alloggiamenti, e ce li metteremo nel prossimo episodio, sono easy. Cioè, sopra ci ho messo gli stone brick slab, ovviamente, perché non dovrebbe spawnare nessuno, poi ci metteremo le torce e sarà tutto a posto. I villager ce li porterò off camera successivamente. Adesso andiamo a vedere se come sta procedendo la farm, da quale parte, ecco di qua, così ne trovo l'entrata, ok, qui ecco. Apriti, bravissimo. Ci sono un casino di villager, sono davvero riprodotti a bestia. E ho aperto anche qua sotto, aspettando che venga fuori qualche piccolo villager. Aspetteremo e aspetterò, insomma, che si riproducano. Aprirò la parte sopra, poi li metterò in dei carrelli, in dei minecart. Li porterò là, il ponte lo facciamo di cobblestone, neanche, sono più o meno alla stessa altezza, quindi non dobbiamo fare neanche scale chissà quanto lunghe. È anche un po' più alto, quindi non male, davvero è stata una buona idea farla qui, è molto più semplice portarci villager. Praticamente abbiamo finito, ragazzi, questo era quanto per questa farm. Dovremo fare il sistema di smistamento che faremo nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se l'avete già fatto, di consigliarmi qualche nome se vi è passato per la mente, insomma, se avete qualche idea per il mio prossimo nome del canale, ma non è detto che cambi canale, è ancora da decidere, però intanto se avete qualche bel nome fatemelo sapere, condividete il video su Facebook per farmi conoscere le nuove persone, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi!